Allora, signori, secondo video del giorno dedicato al draft NBA. Questa notte c'è stato il draft, la prima scelta era l'unica veramente sicura da cadere. Andiamo a vedere tutte le scelte, dalla 1 alla 20, più tre giocatori scelti al secondo giro che sono una sorta di freak o che comunque sono dei nomi da tenere d'occhio, almeno secondo me. E ragazzi, dopo non ce la faccio più, abbiamo ancora qualche giorno perché poi dal 1 luglio entra in vigore il nuovo CBA e magari qualcosa di meno succede, però via, per il momento draft, signori. Sarà un video estremamente lungo, molto probabilmente, ma mettetevi comodi perché questa notte è andato in scena il draft NBA di Victor Wembanyama, o Wembanyama, diciamo, se volete dirla alla francese oppure all'americana. In ogni caso, il buon Wemby, così ci mette tutti d'accordo, è stato ufficialmente scelto dai San Antonio Spurs con la pick numero 1. Non ci sono novità. Francese, 7 piedi e 4, che equivale a 2,25/2,26. Wingspan clamoroso e, insomma, è il prospetto più importante probabilmente dai tempi di LeBron, ma per quello che è l'hype, per quelli che sono i tempi che corrono, credo si possa assolutamente considerare come il prospetto più importante probabilmente di tutti i tempi, se non di tutti i tempi, uno dei top 3 di sempre per quanto riguarda la storia della NBA. È un giocatore su cui i San Antonio Spurs vogliono far ripartire una nuova dinastia, non è un segreto, tanto che probabilmente Greg Popovich estenderà per ulteriori 3 anni, proprio per poterlo allenare, poter capire di cosa stiamo parlando. L'anno scorso ha giocato ai Metz Metropolitain, campionato francese, quindi basket professionistico, ha giocato contro giocatori professionisti contro squadre di Eurolega, ha vinto tutti i premi possibili e immaginabili del campionato francese e ha perso solamente in finale per il titolo contro i ben più quotati giocatori del Monaco, battendo tra l'altro in semifinale l'ASVEL, ovvero altra squadra di Eurolega. Ha giocato tutte le partite e qui si mettono a tacere tutti i detrattori sul fatto che il suo fisico non sia adatto per la NBA. Tutte le partite. Ricordiamo che ha giocato in un campo più piccolo rispetto ai campi NBA, con regole diverse rispetto alle regole NBA che favoriscono ulteriormente l'attacco, spaziature diverse, compagni diversi, tutto diverso. La NBA sembra estremamente più adatta a Wembanyama di quanto non lo sia o non lo sembri il basket europeo. Qua faccio un mea culpa. 365 giorni fa, quando Wemby scelse di evitare l'Eurolega per andare a firmare coi Mets, coi Metropolitan, chiamateli come volete, dissi che era un po' un modo per paracularsi, per evitare di fare brutte figure contro i giocatori veramente forti da Eurolega che giocano nel vecchio continente. Nella realtà ha portato una squadra in finale per giocarsi il titolo contro una squadra che ha speso tantissimo e che probabilmente è addirittura migliore di molte squadre, almeno per talento puro è migliore di molte squadre addirittura in NBA, e soprattutto è stato di una continuità clamorosa. È un ragazzo assolutamente coi piedi per terra. Penso abbiate visto o sentito tutti l'intervista rilasciata a JJ Redick, in cui ha un po' una mentalità alla Kareem Abdul-Jabbar, un po' figlio del mondo, figlio dei fiori, pace interiore, e sembra che proprio si sia preparato a puntino per essere quel che è e per essere quel che sarà. Ha risposto alla domanda sul mettere massa muscolare dicendo che probabilmente sono gli altri che dovranno dimagrire, non lui che deve mettere su massa muscolare. Ha la risposta pronta ad ogni domanda, sembra essere molto genuino anche il pianto dopo la prima scelta. Insomma, è veramente un prospetto for the ages sulla carta. Speriamo possa rimanere sano fisicamente perché difensivamente copre spazi che nessuno prima di lui ha avuto modo, e probabilmente in futuro qualcun altro ci sarà, ma in passato sicuramente nessuno ha modo di coprire tutti quegli spazi con questo tipo di mobilità, sia laterale che verticale.
in attacco è un mismatch contro chiunque, e sono veramente curioso e curioso di vederlo all'opera. Con la scelta numero 1, quindi San Antonio Spurs avranno Victor Wembanyama, e ora andiamo alla 2 e alla 3, perché alla 2, come volevasi dimostrare, è stato scelto Brandon Miller dagli Charlotte Hornets. Brandon Miller alla 2 significa Scoot Henderson alla 3, ma non voglio anticipare i tempi. Che tipo di giocatore è Brandon Miller? Brandon Miller intanto è un'ala, apertura alare 7 piedi, 6'9 come altezza, quindi siamo 2'08 più o meno, ma soprattutto la scelta Brandon Miller Scoot Henderson è una scelta che ricalca molto, non me ne voglio, spero non vada a finire nello stesso modo, il Sam Bowie Michael Jordan dell'84, ovvero Karim Hakeem Olajuwon scelta numero 1. Portland aveva già Clyde Drexler, esattamente come Charlotte ha già la Melo Ball in questo momento, è andata a scegliere il giocatore che serve e non il giocatore più forte. Poi magari Brandon Miller sarà fortissimo, sarà più forte di Scoot, avrà una carriera migliore di Scoot Henderson, però la scelta degli Hornets è indirizzata sul giocatore che serve e non sul giocatore più forte, e l'impressione è stata quella. Che tipo di giocatore è Brandon Miller? Intanto sfacciato, visto che ha preso per il culo Michael Jordan fino a 2 ore prima del draft, e guarda caso Michael Jordan, protagonista di quel draft 84, è stato anche colui che poi ha messo l'ultima parola su Brandon Miller prima di lasciare ufficialmente il posto da presidente degli Charlotte Hornets per i prossimi anni. È un'ala, è potenzialmente uno scorer di buon livello fin da subito, avendo la Melo Ball è un giocatore che come fit in campo ha più a che fare rispetto a quanto avrebbe avuto a che fare Scoot Henderson. L'impressione che dà è che sia e che ricalchi un po' il prototipo Jabari Smith, sperando che possa avere un po' più di garra charrua, direbbe qualcuno, soprattutto nell'attaccare il ferro e nell'andare a canestro. Comunque, prospetto assolutamente interessante, in uscita dalla NCAA, da Alabama, l'unico delle prime 5 scelte che proviene dalla NCAA, e non ha performato benissimo al torneo NCAA, ma insomma è un talento su cui ci si può lavorare. E è stato scelto quindi da Charlotte. Mi aspettavo che quindi, dopo Brandon Miller, prima di Scoot Henderson, avvenisse qualcosa a livello di trade per Portland, in realtà non è avvenuto assolutamente niente, almeno per ora. Scoot Henderson, Team Ignite, quindi G League, pick numero 3, scelta numero 3, Portland Trail Blazers. Che dire di Scoot Henderson? Playmaker, esplosività clamorosa, fisico già ampiamente pronto per l'impatto con la fisicità NBA. A differenza di Wemby, ha saltato molte più partite in G League, dando un po' la sensazione, da un lato, di volersi un po' preservare in ottica NBA, dall'altro che effettivamente ha un fisico veramente importante da un punto di vista proprio di muscoli, muscolarmente. Ha lavorato molto sul suo tiro nell'ultimo periodo, è un potenzialmente un all-around player, non altissimo perché siamo sul 1,90 m, grosso modo, forse un po' di meno, però è il prototipo, diciamo, del playmaker attuale, cioè molto esplosivo, molto potente e che non guarda in faccia nessuno, arriva al ferro, è in grado di coinvolgere molto bene i compagni, anche se per il momento, ribadisco, l'abbiamo visto in G League, che non è un campionato professionistico, o meglio lo è, ma non è come giocare in un campionato europeo, non è la NCAA, perché a livello di tifo, di tifosi, di tensione, non è a quel livello, e abbiamo visto in passato come ad esempio Jalen Green o ancor più Jonathan Kuminga o Dyson Daniels, venendo dalla G League, abbiano avuto non pochi problemi di ambientamento in NBA. Scoot Henderson è un prospetto da cui poter ricostruire. La vera domanda è: Portland vuole ricostruire? Perché ora hanno Scoot, Lillard e Anfernee Simons lì dietro, e sono tre giocatori che in una qualsiasi squadra NBA partirebbero titolari. Quindi o vanno veramente small, oppure o parte Scoot insieme a probabilmente Sharp e Simons, o parte Lillard. Io non credo che ci siano molte altre opzioni,
è un prospetto elite, lo è sempre stato. Staremo a vedere la scelta di Portland. A chi potrebbe servire? Ovviamente ai Pelicans, l'abbiamo già detto. I Clippers potrebbero farci una pensata se dovessero non fidarsi più di Paul George e Kawhi, o altrimenti squadre come gli Orlando Magic, ma gli Orlando Magic non hanno nulla da offrire di pronto a Portland per dare a Portland una squadra da titolo. Per cui, diciamo, le opzioni secondo me per Scoot potrebbero essere realmente i Pelicans per Zion o eventualmente i Clippers per uno tra Paul George e Kawhi, chi lo sa. Staremo a vedere. Scoot Henderson alla numero 3. Queste erano le prime tre scelte abbastanza dichiarate. C'era ancora qualche dubbio se Brandon Miller sarebbe stato scelto alla 2 oppure no. Da qui in poi, Amen Thompson o Amen Thompson, ditela all'americana o ditela alla Papa Francesco. Io preferisco Amen perché così mi evoca non so, il catechismo probabilmente. Comunque, Amen Thompson alla 4. Anche questo era abbastanza dichiarato e gli Houston Rockets erano e sono tuttora in realtà in cerca di un playmaker. Cercavano, hanno cercato James Harden, si paventava Kyrie Irving, o comunque insomma giocatori di questo tipo, vanno su Amen Thompson o Amen Thompson, che non è realmente un playmaker perché in realtà il fisico d'ala è un 6 piedi e 5, diciamo è una guardia ala. Però ha ottime capacità di playmaking. Ottime capacità di playmaking, è un atleta comunque di altissimo livello e a questo punto mi aspetto che Kevin Porter Jr. possa essere fatto volare via dagli Houston Rockets, che partiranno l'anno prossimo probabilmente con Thompson, con Jalen Green, con Tari Eason, Sengun e Jabari Smith, o Jabari Smith e Sengun. Comunque, con Ime Udoka in panchina inizia a diventare un roster abbastanza interessante da un punto di vista di gioventù, atletismo, ma non solo, perché Sengun all'interno di una squadra così atletica, così piena di atleti, potrebbe veramente fare il playmaker alla Sabonis, se non ancor più alla Jokic. Amen Thompson è uno dei migliori atleti, era uno dei migliori atleti di questo draft, ma non è solo un atleta. Le difficoltà al tiro sono o erano oggettive, anche lui ci ha lavorato tantissimo, esattamente come Scoot Henderson, e anche lui comunque ha margini di miglioramento assurdi. Wingspan di 7 piedi, esattamente come Brandon Miller, e esattamente come il fratello gemello Azur o Hauser, insomma anche qui lo scopriremo solo vivendo. Thompson, lui molto più acerbo da un punto di vista di pallacanestro giocata, ma comunque prospetto assolutamente freak da un punto di vista fisico. È un'ala, non ha le capacità di playmaking del fratello e soprattutto va in una squadra, i Detroit Pistons, che di playmaker ne hanno di fatto già due, ovvero Cade Cunningham e Jaden Ivey. E dall'altro lato hanno anche diversi lunghi, Wiseman, Jalen Duren, volendo Marvin Bagley e Isaiah Stewart. Lui andrebbe a fare il numero 3 sulla carta. Credo che Bojan Bogdanovic non abbia un gran futuro a Detroit, squadra giovane, squadra che deve ricostruire, un 35enne con quel tipo di contratto e prospettive, penso possa essere ceduto alla prima occasione. Entrambi i fratelli Thompson vengono dai City Reapers, squadra di Overtime Elite, una delle tante leghe americane che sono sorte negli ultimi anni e diciamo una sorta di G-League, sono delle leghe che consentono comunque ad atleti giovani di avere una busta paga, cosa che la NCAA ancora non dà, e motivo per cui tra le prime 5 dalla NCAA c'è solo Brandon Miller. Che cosa dire ulteriormente dei fratelli Thompson? Amen, sicuramente più pronto di Hauser. Hauser, che tra l'altro, vabbè, me ne sono accorto adesso, è scritto Azur, ma non so, credo sia Hauser scritto correttamente. Grande atleta, Hauser acerbissimo, va in una squadra comunque in rebuilding, dove non è costretto a trattar palla, e con un allenatore come Monty Williams, che insomma dà un determinato tipo di garanzie. Andiamo poi alla pick numero 6, perché a parte i capelli abbastanza variopinti, Anthony Black, playmaker da Arkansas,
scelto dagli Orlando Magic, che erano in cerca ovviamente di un playmaker, è un giocatore team first, è un giocatore che è focalizzato proprio al playmaking puro, è diciamo il prototipo che tutti ci eravamo immaginati per gli Orlando Magic, che dal punto di vista di lunghi e ali, almeno per quanto riguarda lo starting five, sono ampiamente coperti. Che cosa dire di Anthony Black? Anthony Black è molto compatto da un punto di vista di peso, cioè è comunque tosto. 6 piedi e 5, quindi come dire, avrebbe l'altezza da guardia ala, playmaker comunque, come detto, quello che serviva, possiamo dirlo, quello che serviva, nel senso che buon difensore, ci dà team first in una squadra con Banchero, con Franz Wagner, volendo con Suggs o Markel Fultz. Ecco, adesso sono un po' troppi, cioè Suggs, Fultz, Gary Harris e Cole Anthony più Anthony Black, secondo me sono un po' troppi lì dietro, e anche dal punto di vista degli Orlando Magic credo che almeno un paio tra questi 5 giocatori partiranno. Non credo Anthony Black, però insomma credo che un paio partiranno. E che altro aggiungere su Anthony Black? Il giocatore giusto secondo me da scegliere per quanto riguarda gli Orlando Magic con la pick numero 6. E andiamo poi alle pick 7 e 8, che sono degli Indiana Pacers e dei Washington Wizards. Alla 7 i Pacers hanno scelto Bilal Coulibaly, alla 8 gli Washington Wizards Jarace Walker. Si sono poi scambiati la pick e Washington ha aggiunto una pick futura al secondo giro per mettere le mani su questo francesino, compagno di squadra di Victor Wembanyama ai Mets, Metropolitano 92, ribadisco, chiamateli come volete, e giocatore che durante le fasi di testing dei giocatori, gli allenamenti con le varie squadre, piuttosto che i test fisici, ha stupito parecchio ed è salito notevolmente all'interno delle gerarchie di questo draft. Bilal Coulibaly è un giocatore moderno, come definirlo, ed è un giocatore che comunque proviene da un campionato professionistico e ti dà quel qualcosa in più, almeno rispetto ai coetanei e pari età americani. Qualcuno dice che potrebbe addirittura ambire a diventare comunque una star nel futuro. Io vado un attimo un po' più cauto, nel senso che sì, ha delle caratteristiche che possono in qualche modo renderlo un giocatore interessante, un giocatore con enorme potenziale di sviluppo, giovanissimo, però ci andrei piano, nel senso che questa stagione è stato all'ombra di Victor Wembanyama ai Mets, ha sfruttato in qualche modo la presenza di Wembanyama per farsi conoscere anche al pubblico americano, però c'è anche da dire che se ha impressionato così tanto da salire fino alla 7, qualcosa di buono effettivamente ci sarà. Ragazzi, la cantera francese sforna veramente giocatori NBA uno dietro l'altro. Per quanto riguarda Jarace Walker, scelto come detto da Washington e poi ceduto agli Indiana Pacers, può essere definita una guardia ala, forse più ala, anche lui apertura alare clamorosa, giocatore comunque con un fisico importante, ottimo rimbalzista, giocatore che sa fare un po' tutto in realtà in campo, e in una squadra, i Pacers, che hanno già chi tratta la palla, che è Haliburton, hanno uno scorer come Mathurin, per il momento hanno ancora Miles Turner e Buddy Hield, lui andrebbe a essere l'ultimo pezzo del quintetto base degli Indiana Pacers. Sono convinto che Hield e Turner partiranno comunque prima dell'inizio della stagione, però essenzialmente questo tipo di prototipo fisico, atletico, ma anche da un punto di vista tecnico, serviva agli Indiana Pacers, e per me insomma hanno fatto la scelta che dovevano fare, ovviamente guadagnandoci anche la pick, una pick al secondo giro futura, per cui insomma buona scelta secondo me quella di scambiarsi le pick tra Washington e gli Indiana Pacers.
Andiamo poi alla pick numero 9, Utah Jazz, Taylor Hendrix. Allora, Taylor Hendrix era uno dei prospetti, se vogliamo, più attesi. È di fatto un'ala grande, possiamo definirla così, in una squadra che ha Walker Kessler e Lauri Markkanen. Quindi le prospettive sono per lui quelle di partire, secondo me, dalla panchina, almeno in questo suo primo anno agli Utah Jazz, oppure ritrasformare Lauri Markkanen, che è comunque un sette piedi, in un'ala piccola, perché Markkanen comunque è uno dei giocatori che tira maggiormente da fuori, che è in grado di fare un po' tutto da un punto di vista offensivo in campo, e quindi potrebbe ritornare a coprire il ruolo da numero 3 che aveva i Cleveland Cavs quando era in quintetto con Evan Mobley e Jarrett Allen. Come detto, alla grande, scelta insomma che può anche starci, anche perché da qui in giù non è che ci siano ulteriori prospetti clamorosamente freak, diciamo. Ci sono tutti dei giocatori con delle peculiarità, ognuno con le proprie peculiarità. Taylor Hendrix va in qualche modo a rimpinguare il reparto lunghi degli Utah Jazz dopo la scelta, che in realtà era di Minnesota, di Walker Kessler, che è arrivata l'anno scorso, e l'arrivo di Markkanen. 6 piedi e 8, quindi non è un 7 piedi, può eventualmente provare a giocare lui da numero 3, però è virtualmente intercambiabile con il buon Markkanen. E apertura all'area importante, 7 piedi, ma niente di freak o eccezionalmente imponente anche da quel punto di vista. Taylor Hendrix, quindi, scelto alla 9 dagli Utah Jazz, e alla 10 poi abbiamo la pick dei Dallas Mavericks, che però, dopo essere stata scelta, abbiamo Cason Wallace, è stata girata agli Oklahoma City Thunder assieme a Davis Bertans per la pick numero 12, che è stata la pick dei Thunder, ed è il buon Derek Lively. Allora, Cason Wallace allora, non sarebbe dovuto essere scelto così in alto. È un playmaker di fatto, non molto alto, 6 piedi e 2, anzi decisamente non alto, 6 piedi e 2. Mi stupisce che lo abbiano preso gli Oklahoma City Thunder, che in quel ruolo, diciamo, sono anche abbastanza coperti con Josh Giddey e Shai Gilgeous-Alexander. Andrà sicuramente, almeno inizialmente, a provare a fare il playmaker di riserva in una squadra giovane, ma comunque con discrete ambizioni, visto che l'anno scorso sono arrivati ai play-in e quest'anno giocherà Chet Holmgren. In più, i Thunder si caricano anche Davis Bertans, tiratore puro, contratto completamente fuori logica che gli era stato dato da Washington, tra l'altro, e che però all'interno di un contesto in cui deve solo prendere e tirare ogni volta che gli capita la palla in mano, come quello degli Oklahoma City Thunder, può anche fare il suo, può anche giocare i suoi 10, 15, forse 20 minuti, chi lo sa, magari anche da ala grande, e vediamo un po' cosa verrà fuori ai Thunder nella prossima stagione. Interessante, non so quanto spazio potrà avere negli Oklahoma City Thunder, per me è destinato a fare il secondo. Parliamo un attimo di Derek Lively, invece, che è un lungo, 7 piedi e 1, molto atletico, wingspan molto vicino a quello di Wemby. Wemby ha un wingspan di 8 piedi, ragazzi, questo di 7.8, e sarà, diciamo, il pick and roller, possiamo definirlo così, predeterminato per Luka Doncic, potenzialmente. Perché dico potenzialmente? Perché i Dallas Mavs hanno effettuato un altro scambio di scelte con i Kings, prendendosi Rishon Holmes. Rishon Holmes, che quando era stato esteso ai Kings doveva essere il lungo del futuro, l'anno scorso, con l'arrivo di Mike Brown in panchina e con il cambio completo di tipo di gioco offensivo, probabilmente non un giocatore sufficientemente smart per stare al passo. Però se si tratta di far blocchi, andare a rimbalzo e ricevere i lob di Luka Doncic, o eventualmente fare da bloccante nei pick and roll per Kyrie Irving, può farlo sia Rishon Holmes che
Derek Lively, che ribadisco, da Duke University, lungo, veramente lungo, e destinato a essere un centro atletico da pick and roll e da lob per quanto riguarda Luka Doncic. Nel mezzo c'era, o ci sarebbe stata, la pick dei Chicago Bulls, che però era ed è stata a tutti gli effetti pick degli Orlando Magic. Jet Howard, ah, non ho detto, Cason Wallace da Kentucky, Hendrix da UCF e Jarace Walker da Houston. Penso di averli detto poi tutti. Forse mi manca, ah no, Bilal Koulibaly, già parlato, ok. Alla pick numero 11, Jet Howard da Michigan, anche lui ala, 6 piedi e 7, ed è il figlio di Juwan Howard. È il figlio di Juwan Howard. Juwan Howard, ex giocatore NBA, anche lui giocatore di Michigan nei favolosi Fab Five con Chris Webber di, diciamo, inizio anni 90, prima metà degli anni 90, e tiratore. Nel senso, agli Orlando Magic serviva un playmaker e una shooting guard, e con la 6 e con la 10 hanno preso un playmaker e una shooting guard. A maggior ragione qua entra in gioco il discorso che adesso sono realmente troppi. Quindi Cole Anthony per me è destinato a partire, e probabilmente anche Markel Fultz. Io, se fossi negli Orlando Magic, terrei Blake, Jet Howard, Jalen Suggs e poi magari un minimo d'esperienza con Gary Harris. Però per il resto direi che ci siamo, insomma, ci siamo. Gli Orlando Magic dovevano prendere qualcosa nel backcourt, hanno preso qualcosa nel backcourt, sarà sufficiente per aggiungere a Banchero, Wagner e Wendell Carter Jr. eventualmente quel qualcosa in più per puntare in alto? Non lo so, solamente il tempo ci dirà. Andiamo poi alla pick 13, perché signori, c'è Grady Dick, altro tiratore, probabilmente il miglior tiratore di questa classe draft, e personaggio incredibile, è una guardia ala, diciamo più ala piccola, ma insomma può giocare sia da guardia che da ala. Ribadisco, personaggio incredibile, grande personalità, va ai Toronto Raptors, e sinceramente non me lo aspettavo, e però insomma aspettiamoci da lui tiro dalla lunga. Non credo che ci si possa aspettare qualcosa di più rispetto al fatto che possa esordire e continuare come tiratore in questa lega. Alla 14, Jordan Hawkins da UConn, anche lui shooting guard, 6 piedi e 4, un po' più basso di Grady Dick, un po' più alto di Scoot Henderson, molto dinamico, potrebbe fare il vice, come dire, il vice CJ McCallum, ma il fatto che i Pelicans siano andati comunque su una shooting guard dopo aver scelto l'anno scorso Dyson Daniels, molto più in alto rispetto alla 14 di Jordan Hawkins di quest'anno, e non diciamo boh, non ho null'altro da aggiungere. Non so quanto spazio potrà avere in una squadra come i Pelicans, ma soprattutto il fatto che Jordan Hawkins venga scelto o preferito rispetto al prospetto, uno dei prospetti più interessanti pre-draft, che era Cam Whitmore, ci fa capire che Cam Whitmore, tutto sommato, forse almeno nei workout pre-draft, non è che abbia fatto questa grande impressione. Quindi Jordan Hawkins alla 14 per i Pelicans. Andiamo alla 15, Kobe Bufkin, compagno di squadra del figlio di Howard a Michigan, un'altra guardia, un'altra shooting guard, va agli Atlanta Hawks, che recentemente hanno comunque detto che sono disponibili a parlare per trade di John Collins, Capela e anche di DeJounte Murray. Come si può definire Kobe Bufkin? Atleta, come gran parte degli atleti americani che vengono scelti nei draft ormai in epoca recente, buon finalizzatore al ferro, e 6 piedi e 4, quindi siamo comunque sui 2 metri 2 e 2, e wingspan non eccezionale per una guardia comunque, molto buono,
Che altro vi posso dire? Gli Atlanta Hawks hanno scelto una guardia in un reparto in cui in teoria hanno le loro due superstar, per cui anche in questo caso, a meno che non venga ceduto DeJounte Murray, presumo che Bufkin possa, diciamo, o uscire dalla panchina oppure addirittura trovare molti meno minuti rispetto a quelli che avrebbe potuto trovare in un'altra squadra. Andiamo alla pick numero 16, che Keyonte George, scelto dagli Utah Jazz con la pick dei Minnesota Timberwolves, le famose pick, shooting guard anche lui, da Baylor. Che dire, anche in questo caso, squadra in rebuilding, ma non troppo, è già una rebuild avanzata quella degli Utah Jazz, perché hanno giocato un gran basket quest'anno e hanno bisogno di ringiovanire soprattutto il reparto guardie, dove comunque partivano inizialmente con Conley e con il filippino, con Clarkson. E cosa si può dire di Keyonte George? Va in una squadra dove può comunque, almeno inizialmente, trovare del minutaggio. E, tiratore, poteva essere, o comunque ci si aspettava che potesse essere scelto in top 10, è sceso alla 16, ma anche in questo caso il fatto che sia stato scelto prima lui di Cam Whitmore pone ulteriori dubbi sul Cam Whitmore. Alla 17, signori, Jalen Hood, schifino, signori, dai Los Angeles Lakers, che provano il colpo, cioè, italianistico, latino, dopo l'Alex Caruso di qualche anno fa. A parte gli scherzi, playmaker di 2 metri circa, e potrebbe avere spazio, come no, dipende da che tipo di squadra faranno i Los Angeles Lakers. Ricordo che comunque nello stesso ruolo ci sarebbe, c'era l'anno scorso anche il figlio di Scottie Pippen, che aveva impressionato comunque in un certo qual modo in Summer League. Non ci resta altro che attendere la Summer League per capire che fine farà il buon Jalen Hood, schifino, scelto dai Lakers alla numero 17. Potrebbe diventare un tiratore in una squadra con LeBron, Anthony Davis e eventualmente qualcun altro che potrebbe arrivare. Se vuole ricavarsi dello spazio per provare a giocare, deve assolutamente A, difendere, B, essere un buon tiratore. Non credo ci siano altre soluzioni. Jaime Jaquez, detto all'americana, dopo, se si pronuncia magari alla spagnola, potrebbe venire fuori Jaquez. Comunque Jaime Jaquez, detto americana, junior, scelto dai Miami Heat, potrebbe essere una steal, posso dirlo chiaramente, perché è un giocatore molto intelligente da quello che si è visto a UCLA, un giocatore che può far comodo ai Miami Heat, non lo so, stiamo parlando di una squadra che è arrivata in finale NBA e è una squadra che ha nel mirino Damian Lillard, quindi potrebbe lui essere una pedina di scambio per poter arrivare ulteriormente a Dame, quindi oltre a Tyler Herro, Duncan Robinson, per questioni meramente economiche, buttarci dentro anche questo prospetto, posto che, diciamo, si tratta di un'ala piccola, Shedon Sharpe c'è già a Portland come ala piccola, però insomma in un'ottica di rebuilding ti prendi tutti i giocatori giovani che ci sono, e non so esattamente quanto spazio possa trovare all'interno dei Miami Heat, però stiamo pur sempre parlando dei Miami Heat che non hanno, a cui non interessano le gerarchie da dove provieni, interessa che tu ti alleni e dimostri chi sei. Sta di fatto che è la squadra con il maggior numero di undrafted di sempre, probabilmente, in NBA. Quindi scelto dai Miami Heat, e alla 19 Brandon Podziemski, scelto dai Golden State Warriors, University of Santa Clara, la stessa di Steve Nash. Non è un vero e proprio playmaker, è più una shooting guard, tiratore. Quello che interessa quando un giovane arriva all'interno di una squadra che gioca nel modo in cui giocano i Golden State Warriors è che abbia delle capacità, un'adattabilità tale per poter giocare all'interno di quel sistema, cosa che aveva Donte Di Vincenzo, che probabilmente non rifirmerà con Golden State, e quello che probabilmente sperano i Golden State Warriors possa avere
il buon Podziemski, scelto alla numero 19, ribadisco, guardia, shooting guard. E arriviamo poi alla 20, dove finalmente viene scelto Cam Whitmore, che doveva essere uno dei top prospetti di questo draft e che è caduto dopo, diciamo, tutti i test e i workout che ha fatto con le varie squadre NBA, addirittura alla numero 20. In uscita da Villanova è di fatto un'ala piccola, molto fisica, e ci sono dei dubbi sul suo stato fisico, proprio sul fatto che sia o meno injury prone oppure no. E molto molto grezzo, ragazzi, molto grezzo, da svezzare. Viene definito da alcuni come un no-brainer, come un giocatore che non ha un cervello, ecco, e all'interno di Houston Rockets capita a fagiolo, perché era la scelta dei Clippers che nell'ambito delle varie trade succedute nel corso degli anni è andata in mano ai Rockets. Cam Whitmore sicuramente da un punto di vista atletico un prospetto molto interessante. Bisogna capire A, la testa, B, il fisico, C, il contesto in cui è caduto. Si spera che con Ime Udoka possa rimettere a posto un minimo le rotelline del suo no brain, del suo cervello. Con Cam Whitmore, ce la faccio più, abbiamo finito le prime 20 scelte. Vi faccio tre nomi del secondo giro, molto interessanti. James Nnaji, dal Barcellona, nigeriano, scelto dai Boston Celtics. Atleta pauroso, fisico imponente, è un 7 piedi e... no, un 6 piedi e 10, ma secondo me è un 7 piedi, ma soprattutto ha un wingspan di 7,7. È un giocatore, diciamo, se volessimo fare un confronto Jalen Duren dello scorso draft, cioè un giocatore totalmente da svezzare, ma che ha un impatto fisico devastante. E ai Boston Celtics, che stanno facendo incetta di scelte, diciamo, inizio secondo giro barra fine primo giro, andare a pescare un atleta di questo tipo, simil Time Lord, in una squadra in cui hai appena preso Porzingis, che tutto è fuorché un giocatore d'area, per me è da tenere d'occhio. Poi magari verrà rispedito in Europa per fare esperienza, poi magari non troverà posto, o magari verrà tradato altrove, ma la scelta di James Nnaji all'interno dei Boston Celtics per me è una scelta intrigante. Secondo nome, CD Sissoko, compagno di squadra di Scoot Henderson al Team Ignite, in G League, doveva anche lui in teoria essere una scelta un po' più alta, e occhio perché è francese e finisce ai San Antonio Spurs, che diventa sempre più una colonia francese. Sidi Sissoko, compagno di squadra di Scoot Henderson, e come detto in G League, però se parti come prospetto di alto livello e in G League non riesce ad avere un minimo di impatto, o comunque l'impatto molto minore rispetto a quello che erano le previsioni, rischi di scendere molto. È sceso fino alla 44, va però a San Antonio, che è una squadra dove secondo me troverà comunque spazio, per cui occhio anche a CD Sissoko. Ultimo, ma non ultimo, alla 49, Emoni Bates. Emoni Bates, che due anni fa era uno dei top 5 prospetti di questo draft e che è sceso alla 49, ha subito un po' quello che ha subito già Denardi nel draft dell'anno scorso. Alla 49 però va ai Cleveland Cavs, che è una squadra che vuole considerarsi pronta per il salto di qualità. Emoni Bates è sicuramente un giocatore che sa crearsi attacco, sa crearsi tiro, ha molto da migliorare, anche se non soprattutto a livello di testa, perché insomma ne ha passate di cotte e di crude. Però era uno di quei nomi che in teoria fino all'anno scorso barra un paio di anni fa doveva essere uno dei top prospetti e che è sceso addirittura fino alla 49. È alla piccola, fatalità, Cleveland sceglie, serve un'ala piccola. Non escludo a priori che possa addirittura essere, vediamo in Summer League,
ma possa diventare l'ala piccola titolare dei Cleveland Cavs, perché a meno che non arrivi qualcuno dal mercato, l'alternativa è Okoro, che è un ottimo difensore, ma che offensivamente viene lasciato libero 100 volte su 100 di tirare da ovunque voglia. Con Emoni Bates questa cosa non la puoi fare offensivamente. Se difensivamente il duo Mobley Allen riesce a coprire anche le sue eventuali mancanze, occhio, perché potrebbe essere una discreta steal alla 49, a maggior ragione. Detto questo, ho finito, non ho più voce, ditemi la vostra, usate i commenti. Se vi è piaciuto questo mio sforzo finale, mettete un bel like ovunque vi troviate, che sia TikTok o che sia YouTube. Signori, ho finito. Direi che non ci resta che attendere gli ultimi scambi di mercato, il nuovo CBA, le Summer League e poi l'inizio della nuova stagione, per capire se tutti questi nuovi prospetti avranno un futuro in NBA, avranno un futuro in Europa, avranno un futuro in Taiwan o in Sud America, o non avranno un futuro. Ragazzi, è stato un piacere. Un saluto e si vola.